Signora Giulia, a distanza di 2 anni e 8 mesi dalla morte di sua sorella Maria, come sta vivendo oggi quel dramma? La perdita di una sorella è una perdita che non si supera, un dolore che non si supera. Poi pensando ai miei genitori, ai miei nipoti che si sono ritrovati improvvisamente orfani, senza genitori. Poi con la preoccupazione di queste persone quando usciranno e soprattutto il futuro dei miei nipoti. Torniamo un attimo indietro. Lei aveva già avuto sospetti che la storia di Maria potesse finire in tragedia? No, nessuno poteva immaginare tutto questo. No, Non perché c'erano dei segnali di No, aiuto? lui è stato molto bravo a conquistare la fiducia di Maria e quindi è stata tutta una cosa improvvisa. E lei come ha preso la notizia? E io stavo al lavoro e mio marito mi chiamò dicendomi che era successo qualcosa di grave a Maria e quindi sono tornata a casa e sono corsa subito a vedere cosa era successo. E poi là in piazzetta c'erano i carabinieri, tanta gente e io volevo passare per starle vicino, ma poi venne un carabiniere e mi disse: "Signora, non può passare perché lei è morta, non c'è più." Lei quando parlava di suo marito, del suo compagno, cosa vi diceva? Con il marito era arrabbiatissima perché lei voleva una separazione giusta, civile, in un modo normale, che così non è stata. E poi del suo compagno, ripeto, lei aveva una massima stima e fiducia. Non ci ha dato mai modo di pensare che poi potesse finire in un modo così tragico.